Le pensano tutte per superare l'esame scritto della patente di guida. Prima le microcamere sul petto che riprendevano il test, trasmettevano le immagini e il candidato riceveva da un suggeritore all'esterno con un auricolare nell'orecchio le risposte. Problema risolto dalla motorizzazione che ha fornito ai candidati degli esami pettorine usa e getta da indossare durante l'esame. Poi gli smartwatch o le gomitiere portate sul braccio, sempre in grado di riprendere le domande. E infine, per permettere una ripresa più frontale del test, si è passati alla microcamera inserita nella mascherina, sempre abbinata ad un dispositivo capace di ricevere le risposte da un suggeritore che si trova all'esterno dei locali della motorizzazione. La Polizia Stradale di Brescia, nelle scorse ore, ha denunciato 3 persone, 2 donne e un uomo, trovati con i dispositivi nascosti tra 2 mascherine incollate tra di loro. Ad affidarsi a queste organizzazioni criminose, che per far superare gli esami per le patenti chiedono dai 500 ai 5.000 euro, sono soprattutto persone in difficoltà ad affrontare l'esame scritto per via di problemi di comprensione della lingua italiana. Ma, ricordano gli agenti della Polizia Stradale, una volta che il candidato passa l'esame, si ha sulla strada una persona che non comprende appieno il linguaggio stradale e che quindi è un soggetto potenzialmente pericoloso per la circolazione. Dall'inizio dell'anno sono stati denunciati a piede libero 31 cittadini extracomunitari di diverse etnie e anche un ragazzo italiano. Nel 2019 i soggetti denunciati sono stati 46. Il fenomeno ora, grazie alla sinergia con i funzionari della motorizzazione, è in calo e proseguono le indagini per individuare i suggeritori.